eccellente colpo d'occhio all'Olimpico, anche se non si registra il tutto esaurito. Dopo appena 5 minuti Zoff è costretto a sostituire l'infortunato Bergodi con Favalli. Un po' di disappunto, ma 50 secondi dopo Zoff e i laziali esplodono di gioia. Cross di Winter, l'avete visto, è girata al volo di Signori, 1-0 per i biancocelesti. Rivediamo il cross dell'olandese e il bel gol di Signori che porta in vantaggio la Lazio. La Roma è stordita, ma con il passare dei minuti dà segni di ripresa. Al 16esimo Cappioli impegna Marchegiani in una parata a terra. E al 22esimo i giallorossi sfiorano il pareggio con Giannini, che chiude in tuffo un cross di Mihajlovic. Pochi attimi dopo Zoff perde anche Gascoigne per infortunio e lo sostituisce con Di Mauro. La partita è nervosa, gli interventi sono duri. Ecco un esempio, questo su Signori di Bonacina. La Roma acquista personalità e comincia a creare qualche problema alla difesa biancoceleste. Senza Gascoigne alla Lazio manca un importante punto di riferimento. Alla mezz'ora un'altra occasione favorevole alla Roma, ma Marchegiani si salva con l'aiuto di Fuser. Il tempo si chiude con un'iniziativa di Signori che non riesce però a deviare bene l'invito dalla sinistra. E passiamo alla ripresa. Mazzone presenta Totti, il giovane attaccante, per dare più consistenza al reparto avanzato. Al sesto minuto la Roma va vicinissima al pareggio, ma non è fortunata sulla deviazione di Balbo con Marchegiani battuto. Balbo ben servito da Carboni. Rivediamo l'azione bella dell'attaccante argentino che si infrange sul palo. Al quarto d'ora si rivede Signori, azione prepotente, cross fintato e tiro in diagonale, violento ma impreciso. Al 20esimo nella Roma entra Scarchilli al posto di Bonacina. Al 25esimo Totti vince un contrasto con Negro, entra in area e finisce a terra sull'attacco dello stesso Negro. È calcio di rigore. Rivediamo il contatto tra Negro e Totti che determina il tiro dagli 11 metri in favore della Roma. Ma per la squadra di Mazzone non è serata. Marchegiani ipnotizza Giannini e si oppone con grande bravura. Rivediamo anche l'esecuzione del capitano giallorosso al suo rientro in squadra e la risposta di Marchegiani. Al 36esimo la Roma reclama un altro rigore per questo intervento di Bonomi su Balbo. Un minuto più tardi la Lazio sfiora il raddoppio con una triangolazione Winter-Signori-Boxic sventata da Cervone in uscita. A 4 minuti dalla fine un'occasione più unica che rara per la Roma. Cross di Totti e palla d'oro per Balbo che indugia troppo e Marchegiani salva. E l'ultima immagine di questo derby è per Gascoigne. Un'agenzia di stampa informava che l'inglese era stato ricoverato in ospedale in seguito ad una probabile lesione interna. Beh, lo abbiamo rivisto alla fine partecipare alla grande festa biancoceleste.